Fa ingresso il Presidente della Repubblica. Ha inizio l'incontro con i componenti dell'Associazione Stampa Parlamentare e i giornalisti accreditati presso il Quirinale per la consegna del ventaglio da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare. Prende la parola il dottor Marco Di Fonzo, presidente dell'Associazione Stampa Parlamentare. Buongiorno a tutti. Signor Presidente della Repubblica, Segretario Generale, colleghe e colleghe, signore e signori, è con emozione profonda che quest'anno ci troviamo qui per rinnovare una tradizione come quella del ventaglio, nell'anno forse più straordinario e drammatico dal dopoguerra in poi. Poter incontrarci di persona rappresenta un piccolo seme di speranza, anche se le misure anticontagio ci ricordano quanto ancora il pericolo del virus sia attuale. Guardare indietro ai mesi passati apre una finestra su un fiume impetuoso di sentimenti. Dolore, incertezza, paura, ma assieme coraggio, fiducia, senso del dovere. L'Italia, dopo aver pagato un prezzo altissimo, ora guarda avanti. Sapremo venirne fuori? Sapremo farlo tutti insieme? Ne usciremo migliori? Nella ricostruzione il nostro popolo ha sempre saputo esprimere il meglio di sé, ha detto agli italiani, Presidente, mentre ancora eravamo nel pieno dell'emergenza. In questa fase di mezzo che stiamo vivendo, gli striscioni alle finestre sbiadiscono, mentre si affaccia l'ombra di una terribile stagione sociale ed economica, prefigurata dalle più recenti stime relative al PIL, al debito, alle attività produttive e all'occupazione. È urgente interrogarsi sul futuro, cercando di far proprio il monito di Papa Francesco. Peggio di questa crisi, ha detto il Pontefice, c'è solo il dramma di sprecarla chiudendoci in noi stessi. Ho parlato finora dell'Italia, ma è inevitabile allargare lo sguardo al mondo e al nostro continente, pure duramente colpiti dal virus. Dopo una fase iniziale di freddezza e di incertezze, l'Europa si è mossa con una gamma inedita di azioni e piani di intervento all'insegna di una solidarietà che mai finora aveva saputo mettere in pratica in questi termini. L'Italia potrà beneficiarne in base alle sue scelte, penso al meccanismo di stabilità per le spese sanitarie, e soprattutto in base alla sua capacità di predisporre in tempi rapidi progetti credibili e attuarli poi con scadenze e modalità adeguate. Quale giudizio sente di esprimere in merito alla risposta europea, mi permetto di chiederle, Presidente, e quale ritiene debba essere l'approccio dell'Italia alle misure in campo? La messa a punto di un piano nazionale di rilancio comporta anche una riflessione di fondo sull'assetto complessivo delle istituzioni sociali ed economiche. Dal regime fiscale alla regolamentazione di impresa e lavoro, fino al tema degli investimenti e delle infrastrutture. Nei prossimi giorni entrerà in funzione il nuovo ponte di Genova, a quasi 2 anni dalla tragedia dell'agosto 2018. Un esempio di celerità e lavoro di squadra, che qualcuno indica come un modello, attorno al quale si è giocata anche una partita emblematica dei rapporti tra pubblico e privato, tra impresa, giustizia e politica, come quella di Autostrade. La pandemia ci ha portato novità drammatiche, ma anche accelerato processi infieri e ha esasperato mali cronici della nostra comunità. Penso alle diseguaglianze sociali ed economiche, alle donne, ai giovani rider senza diritti che ci hanno consegnato i pasti durante il lockdown. Penso agli studenti. La condizione femminile è appesantita dai mesi di chiusura del paese e ora da prospettive ancor peggiori degli uomini. Le giovani coppie sognano 2 figli, ci dice l'Istat, ma la realtà è fatta di un ulteriore calo della natalità e di tante, troppe donne costrette a scegliere tra essere madri o lavoratrici. Gli istituti scolastici sono vuoti dall'inverno, in attesa di un settembre pieno di incertezze.
Non è un caso, credo, se molti di noi hanno preso davvero coscienza della gravità della situazione sanitaria proprio nel momento della chiusura delle scuole all'inizio di marzo. Abbiamo visto alunni di prima elementare, da un giorno all'altro, cominciare a studiare da soli in casa come universitari fuori sede, spaesati ma determinati. E studenti universitari con lo stesso spirito concentrati sul monitor del loro tablet per seguire le lezioni. Eppure la didattica a distanza ha funzionato a macchia di leopardo, acuendo il divario tra i nostri figli in base alle disponibilità tecnologiche e culturali della famiglia di appartenenza. Affrontare la questione femminile e quella giovanile scolastica è un imperativo per garantire sviluppo economico e assieme progresso civile e democratico. Lo sappiamo. Eppure sono temi che faticano a imporsi nell'agenda politica e mediatica. Senza scomodare San Cristoforo, basterebbe ispirarci a Romano Carletti, che a 84 anni ogni mattina per mesi accompagna un bimbo non vedente vicino di casa per 60 chilometri di curve e tornanti e gli consente così di andare a scuola. Ho conosciuto la sua storia a febbraio, quando lo ha voluto premiare in Quirinale, assieme ad altri esempi di quell'Italia vera, dell'altruismo e del dovere che spesso cita, Presidente, forza morale che tiene unito il Paese. Lo abbiamo detto, sono tempi straordinari, che hanno visto risposte straordinarie da parte di chi guida il Paese. Viviamo in uno stato di emergenza ormai da 6 mesi, condizione appena prorogata fino a metà ottobre. Nel delicato assetto degli equilibri istituzionali abbiamo assistito ad una rapida ascesa dell'esecutivo, mentre il Parlamento faticava a esercitare appieno le sue prerogative. Allo stesso tempo è entrato in tensione il nodo dei rapporti tra Stato centrale e Regioni. Sarebbe quanto mai interessante per noi avere una sua riflessione su questi temi, in termini di bilancio e assieme di auspicio per il futuro. La mobilità degli equilibri tra gli organi costituzionali ha coinciso con uno scenario politico fluido e sempre più nervoso, con le coalizioni di maggioranza e di opposizione, entrambe segnate da fibrillazioni e distinguo. E la dialettica politica è destinata a inasprirsi in vista della scadenza elettorale di settembre, che cadrà esattamente a metà della 18ª legislatura. Mi chiedo in che misura sia diffusa l'unità morale, la condivisione di un unico destino come limite allo scontro e patrimonio condiviso che ella ha richiamato in occasione della festa della Repubblica. E con quale animo guarda questa seconda fase della legislatura che, salvo interruzioni, porterà anche all'elezione del suo successore. Un appuntamento molto in là da venire, sul quale però si registra già un crescente dibattito mediatico. Signor Presidente, pochi giorni dopo la cerimonia del ventaglio dell'anno scorso si apriva una delle crisi di governo più peculiari della nostra storia repubblicana. Ma se gli attori politici mostrano un'estrema versatilità, le regole del gioco non riescono a evolvere, dopo l'ultimo tentativo di riforma costituzionale del 2016 e al netto di un confronto sulla legge elettorale che pure stenta a trovare un punto di caduta. Noi giornalisti raccontiamo e racconteremo tutto questo. Siamo stati colpiti, ma non travolti, dall'emergenza di questi mesi. In una quotidianità diversa, faticosa, con spazi di agibilità ridotti, abbiamo avuto il compito e la soddisfazione di fornire informazioni affidabili e assieme tempestive a un Paese che all'improvviso, e si spera per sempre, ha riscoperto in larga parte il valore della competenza e della conoscenza. Sta a noi, come alla comunità scientifica, essere all'altezza di questo recupero di fiducia. La rivoluzione digitale ha vissuto un ulteriore colpo di acceleratore, consegnandoci nuovi, potenti strumenti professionali, ma allo stesso tempo maggiori rischi di vedere ridurre i posti di lavoro e, per chi resta, di essere sottopagato, penso in particolare ai precari, ai collaboratori. Non solo, la combinazione tra lockdown e tecnologia ci ha resi ancor più facilmente isolati e vittime di una più intensa disintermediazione. La grande questione della tenuta economica del sistema informativo resta in piedi, anzi,
si presenta ancor più preoccupante. Penso al mondo dell'informazione primaria, delle agenzie, ma non solo. E poi le regole, in via di modifica, ma tutte da compiere, come quelle relative alla disciplina della diffamazione e delle liti temerarie. Signor Presidente, l'emergenza sanitaria quest'anno ci ha impedito di procedere con il consueto bando tra gli allievi delle Accademie di Belle Arti per scegliere il ventaglio da donare alle alte cariche dello Stato. Ma grazie alla collaborazione dell'Accademia di Roma e a una sua talentuosa allieva, Giulia Carioti, che saluto, ne abbiamo realizzato uno guardando a quello donato al Presidente della Camera, Zanardelli. Come allora, ci sono le firme dei giornalisti parlamentari che riempiono tutta la tela. Era il 1893, era il primo ventaglio. E un anno come questo, il 2020, ci sembra segnare un nuovo inizio verso una rinascita collettiva. È un auspicio e assieme un impegno che affido a tutti voi e a lei, Presidente, ringraziandola per aver rinnovato questo prezioso momento di incontro. Grazie. Prende la parola il Presidente della Repubblica. La ringrazio, caro Presidente. Lei ha svolto una interessante e puntuale carrellata sui temi che contrassegnano questo momento così impegnativo. Su alcuni di questi temi, di questi punti, non mi è consentito esprimermi per rispettare la doverosa imparzialità istituzionale e per non entrare nel dibattito politico come dovere di chi riveste ruoli di garanzia. Su altri punti interloquisco volentieri. Lei ha ricordato gli eventi che sono intercorsi tra il nostro ultimo appuntamento un anno addietro e questo, particolarmente il sopraggiungere drammatico della pandemia e la particolare condizione che questa ha provocato nel nostro Paese come in tutto il mondo. Lei ha sottolineato, ha ricordato come il pericolo del virus sia attuale. È un richiamo prezioso, opportuno, che anch'io mi propongo di fare, di riprendere. Sovente nel corso del tempo affiora la tendenza a dimenticare, a rimuovere esperienze dolorose o anche soltanto sgradevoli. Era prevedibile. Questo sarebbe potuto avvenire anche rispetto ai drammatici mesi trascorsi. Forse non era immaginabile che affiorasse così presto, mentre nel nostro Paese continuano per la pandemia a morire i nostri concittadini. Ed è appena il caso di sottolineare come anche una sola vittima costituisca motivo di dolore e motivo per non abbassare le difese. Mentre nel mondo muoiono ogni giorno migliaia e migliaia di persone e ogni giorno si registrano ben oltre 200.000 contagi. E mentre la necessaria riapertura delle comunicazioni espone a nuovi rischi i paesi che pensavano di aver superato i momenti più duri e più drammatici. Sarebbe bene ogni tanto rileggere i prospetti quotidiani che davano nei mesi scorsi notizia dei dati dell'epidemia, dei nuovi contagi, delle vittime, dei ricoverati in terapia intensiva. Io li conservo a partire dai primi giorni di marzo. Li ho riletti nei giorni scorsi. Non possiamo e non dobbiamo dimenticare quel che è avvenuto. Le settimane, i giorni in cui morivano centinaia di nostri concittadini quotidianamente.
in cui medici e infermieri presenti negli ospedali con abnegazione profondevano sorsi immani, correndo rischi personali molto alti per curare i malati, in cui nei cimiteri non si trovava spazio per i tanti feretri. Esattamente 4 mesi fa, appena 4 mesi fa, il 31 marzo, sono morti in quel solo giorno oltre 800 nostri concittadini. Non possiamo, non dobbiamo rimuovere tutto questo. Per rispetto di quei morti, per rispetto di chi si è prodigato a curarli, conducendone tanti alla guarigione, per rispetto dei sacrifici affrontati dai nostri concittadini, con comportamenti apprezzati in tutto il mondo, che oggi ci permettono quei comportamenti di guardare con maggiore fiducia rispetto al pericolo del virus. Altrove, il rifiuto o l'impossibilità di quei comportamenti ha provocato e sta provocando drammatiche conseguenze. Talvolta viene evocato il tema della violazione delle regole di cautela sanitaria come espressione di libertà. Non vi sono valori che si collochino al centro della democrazia come la libertà. Naturalmente occorre tener conto anche del dovere di equilibrio con il valore della vita, evitando di confondere la libertà con il diritto di far ammalare altri. Imparare a convivere con il virus finché non vi sarà un vaccino risolutivo non vuol dire comportarsi come se il virus fosse scomparso. Soltanto ricordando quel che è avvenuto e senza dividerci in contrapposizioni pregiudiziali, soltanto in questo modo, con una comune ricerca di prospettive, possiamo porre basi solide per la necessaria ripresa e per pervenire a una nuova normalità. Come lei ha ricordato, il mondo dell'informazione è stato investito, interpellato, vorrei dire, dal virus. E nonostante le difficoltà obiettive vissute dal settore e dai singoli giornalisti, ha dato prova di saper essere al servizio dell'interesse generale e dei cittadini. L'aver posto al centro i fatti, l'approfondimento scientifico, la ricostruzione del fenomeno, così come il contributo all'educazione e al senso di responsabilità dei cittadini, hanno consentito ai media di svolgere un ruolo di grande rilievo nel contrastare la pandemia. I dati degli ascolti televisivi, dei contatti web e della diffusione dei quotidiani in quei mesi terribili testimoniano una ripresa di fiducia e di attenzione nei confronti dei media professionali. Un'opportunità, forse inattesa, che rilanci il ruolo del giornalismo, ruolo opposto alle fabbriche della cattiva informazione, di quelle che siamo ormai abituati a definire fake news, notizie contraffatte, per esprimersi in italiano. In questa occasione l'informazione professionale di qualità è stata evidentemente riconosciuta dai nostri concittadini come capace di poter garantire un'affidabilità non attribuibile ad altri ambiti. Sul tema delle notizie manipolate può tuttavia sorgere un equivoco che è opportuno evitare, già che potrebbe evocare il rischio della tentazione di un controllo sulla libera espressione di stampa. Le fake news, notizie contraffatte, sono normalmente il prodotto di azioni malevole, abitualmente anonime, concertate allo scopo di ingannare la pubblica opinione, contando sull'effetto moltiplicatore del web e sull'assenza di sanzioni che caratterizza un mondo privo di responsabilità definibili. La pretesa di un non luogo, come è stato chiamato, dove ci si può permettere di propalare presunti fatti, falsati o inesistenti, senza alcuna sanzione. Esattamente l'opposto dell'informazione professionale,
che prevede anche sistemi di sanzioni puntuali, sia dagli organi preposti alla deontologia professionale che da parte della magistratura. I due fenomeni non vanno quindi in alcun modo confusi. E anche sulla base di questa esperienza, di questi mesi, va ricordato che quella della libertà di stampa come bene pubblico è questione che attiene alla libertà delle persone. Questo tempo, inedito e sofferto, che abbiamo vissuto, ci ha indotto a riflettere su molte cose che forse eravamo abituati a dare per scontate e su altre che rischiavano di apparire persino svuotate di senso, ridotte a semplici luoghi comuni. Per alcuni aspetti credo che si possa dire che il tempo del forzato isolamento, del silenzio, talvolta della solitudine, abbia sollecitato tutti a porre in discussione il rapporto con la realtà, a ridar significato a parole e gesti di cui improvvisamente abbiamo avvertito l'urgenza. Il rapporto con gli altri, la dimensione comunitaria, il valore dell'ambiente, il legame con la natura. Chiusi nelle nostre case, abbiamo pensato spesso che il dopo avrebbe dovuto essere necessariamente diverso. È una consapevolezza del bisogno di cambiamento che non riguarda soltanto la sfera personale, ma che su un piano generale riguarda e si esprime e si registra anche nel confronto tra paesi diversi, nei rapporti fra paesi diversi. Tutti si dati dallo stesso rischio, il virus che non rispetta le frontiere e quindi tutti esposti alla medesima fragilità. La risposta si è tradotta in esperienze preziose di reciproca solidarietà. E desidero ringraziare ancora tutti quei paesi che hanno dimostrato vicinanza e amicizia all'Italia, così come l'Italia ha fatto in egual misura nei confronti di tanti paesi che avevano bisogno di aiuto. Si è così naturalmente, direi inevitabilmente, affermata la consapevolezza che nessuno avrebbe potuto affrontare e vincere da solo questa sfida, la convinzione che uniti si è più forti. Credo che soprattutto questo sia stato il presupposto fondamentale che ha consentito un radicale, per qualche aspetto inimmaginabile, cambio di paradigma politico e istituzionale nell'Unione Europea di fronte alla crisi. Ve ne ha parlato poc'anzi, Presidente. Costruire una posizione concorde non è esercizio facile. Eppure noi europei vi siamo riusciti di fronte alla pandemia. L'Italia ha trovato condivisione e solidarietà da popoli e paesi cui ci uniscono vincoli di civiltà, esperienze di un passato che ci ammonisce, alleanze solide e sperimentate. Le iniziative, la quantità di risorse, ma soprattutto la qualità e le formule profondamente innovative messe in campo dalle principali istituzioni comunitarie, la Commissione, la Banca Centrale, la BEI, sollecitate dal Parlamento Europeo, le scelte del Consiglio Europeo, hanno una portata straordinaria e manifestano un'ambizione di significato storico. Tutto questo ha aperto la possibilità di una strada nuova al processo di integrazione europea, che è frutto di questa consapevolezza: nessuno si salva da solo. E io credo che la ritrovata solidarietà europea oggi, nel mondo che fa i conti con gli effetti drammatici della crisi, rappresenti concretamente un fattore di protagonismo, anche economico, decisivo nella definizione di nuovi assetti globali. È importante, quindi, che su questa nuova strada che l'Europa ha aperto non si richiuda in una visione miope che consideri soltanto gli effetti più contingenti che stiamo attraversando con questa crisi, ma che al contrario guardi al futuro
e a tutti gli aspetti della vita comunitaria dell'Unione. Vi è un'aspettativa ricca di fiducia che si prosegua coraggiosamente nel rilanciare e costruire il tessuto comunitario dell'Unione, fuori da veti o da grette difese di corto respiro e ambizione. L'ambito europeo, dunque, che la Repubblica Italiana ha orgogliosamente contribuito a costruire, rappresenta l'orizzonte di cui condividiamo valori e la cornice entro la quale collocare la sapiente difesa degli interessi dei nostri concittadini. È proprio il consenso dei concittadini, dei cittadini di tutta Europa, anche il nostro Paese, è il motore delle democrazie. È necessario quindi rendere evidenti la profondità e il valore delle grandi alternative in gioco. Adesso, in questo ambito, noi italiani siamo chiamati, istituzioni e società, a fare la nostra parte per utilizzare le grandi opportunità presentate. Nell'ambito di un programma tempestivo, concreto ed efficace, di rilancio e di innovazione, per fronteggiare e recuperare le conseguenze profondamente negative della pandemia sul piano economico e sociale e per avviare e sviluppare un consistente processo di crescita del nostro Paese. In questo è in gioco il futuro, un futuro che richiede determinazione nel rafforzare anzitutto il capitale sociale del nostro Paese, a partire da quel formidabile strumento rappresentato da scuola, università e ricerca. Anche lei poc'anzi ne ha parlato, Presidente Di Fonso. I nostri ragazzi hanno patito un anno scolastico che non ha potuto offrire loro appieno la formazione promessa. Il virus ha inciso sullo svolgimento regolare di lezioni e di esami. Rinnovo qui il ringraziamento a quanti, docenti, personale, famiglie, imprese, con il loro impegno hanno alleviato il disagio e la fatica dei nostri studenti. Il sistema Italia non può permettersi naturalmente di dissipare altre energie, di rischiare di trascurare i talenti dei nostri ragazzi. Lo sviluppo della nostra società soffrirebbe un danno incalcolabile se permettessimo al virus di prolungare i suoi effetti dannosi in questo ambito. La riapertura regolare delle scuole costituisce obiettivo primario da perseguire in un clima che auspico di collaborazione e di condivisione. Le misure di salvaguardia sanitaria e di attrezzatura degli spazi destinabili ad attività educative e scolastiche, tenendo necessariamente conto della non uniformità nell'articolazione territoriale del nostro Paese, dovranno vedere l'Italia in condizione di raccogliere la sfida. Dovrà essere fatto ogni sforzo in questa direzione da parte dei tanti protagonisti che nelle istituzioni e nella società hanno da svolgere un ruolo a questo riguardo. Lo esige, vorrei ripeterlo, la possibilità per le giovani generazioni di avere un futuro migliore e di contribuire a un avvenire migliore. Ne fornisce testimonianza Giulia Carioti, autrice di questo bel ventaglio, frutto di studio e di ispirazione artistica, a riprova del grande talento diffuso tra i nostri giovani. Grazie e auguri buon lavoro. Il presidente dell'Associazione Stampa Parlamentare, alla presenza della dottoressa Giulia Carioti, curatrice del ventaglio di questa edizione, consegna ora il ventaglio al Presidente della Repubblica.